bentrovati. Oggi ci troviamo a Ostra Vetere e siamo all'ingresso dell'azienda Subissati e siamo qui per il progetto di Confartigianato intitolato Percorsi formativi in outdoor. Prosegue così il progetto di alta formazione per gli imprenditori denominato da Confartigianato Scuola per Imprenditori. Oggi appunto ci troviamo all'azienda Subissati e andiamo insieme a scoprire che cosa questa azienda può dare come contributo per la formazione di giovani imprenditori. Importante, la scorsa settimana siamo stati a Serra dei Conti, quest'anno siamo qui in una bellissima azienda che si distingue nel nostro territorio per innovazione, per sostenibilità e per valorizzazione delle proprie competenze. Quindi è il percorso di Confartigianato, impresa Ancona Pesaro Urbino, che in collaborazione con la Camera di Commercio e l'Università sta avviando percorsi formativi, parlando di tematiche oggi assolutamente essenziali, facendo conoscere le nostre realtà, con la duplice valenza di crescere nelle competenze, ma anche esaltare e dare valorizzazione a chi investe sul territorio. Percorsi formativi che danno riscontri e fanno crescere. Assolutamente, è un periodo molto complesso per l'economia e sicuramente ci saranno grandi cambiamenti anche in prospettiva, quindi dobbiamo essere bravi nell'essere veloci nei cambiamenti e comunque nel permettere ai nostri imprenditori di comunque aggiornarsi sempre in continuazione, perché poi tematiche come quelle del marketing, dell'intelligenza artificiale, della sicurezza informatica non vanno sottovalutate, non dobbiamo avere preoccupazione rispetto a queste nuove opportunità, ma come tali vanno conosciute e bisogna saperle gestire, insomma. La formazione trasloca outdoor in azienda, ma nelle aziende eccellenti, qual è l'obiettivo di questi incontri? Noi nel nostro territorio abbiamo tantissime aziende che devono essere valorizzate, specialmente anche l'azienda dell'entroterra che purtroppo in alcuni casi si sta spopolando. Quindi l'idea è quella di permettere ai nostri imprenditori di conoscere altri imprenditori, conoscere altre aziende, sviluppare sinergie, opportunità anche di collaborazione, valorizzandoci, perché noi siamo una bellissima regione che molte volte fa fatica a comunicare e a valorizzarsi, e queste sono occasioni che non hanno la presunzione di risolvere il problema, ma da creare opportunità. Opportunità per il futuro, sempre nel campo della formazione, ma anche del mettere in rete le aziende. E questo è un obiettivo di Confartigianato, cioè cercare di creare opportunità e mettere in rete le imprese, le competenze, creando sinergie. Siamo una regione piccolina in termini quantitativi di imprese, ma abbiamo bellissime eccellenze che, se lavorano in squadra, e questo è uno dei compiti della Confartigianato, sicuramente è un valore aggiunto e cresce l'economia del paese, si creano opportunità. Importante da tanti punti di vista. Un'azienda è importante da tanti punti di vista, perché credo che poter fare incontrare le aziende artigiane con questa azienda, no, che è stata caratterizzata da un processo evolutivo, cosa che poi andremo a evidenziare in termini di mercato e di strategie, questa è un'azienda che passa facendo tende da campo, no, e quindi modifica la sua strategia in base alle esigenze del mercato, fa comprendere che anche una piccola impresa può affrontare il mercato con quegli strumenti necessari per crescere. E quali sono questi strumenti? Una forte attenzione al cliente, il fatto che sia un'azienda leader, pur essendo di dimensioni più piccole rispetto alle multinazionali, ma riesce a competere grazie alla flessibilità, grazie a un servizio a 360 gradi al cliente con le multinazionali, che abbia ottenuto tutte queste certificazioni, che faccia del marketing, quindi una strategia vincente e nelle risorse umane, che ragioni molto con i tecnici, con i progettisti. Questi sono tutti aspetti fondamentali. Cioè, si tocca con mano il passaggio da un'economia della conoscenza che si basa sulle informazioni a un'economia della relazione,
in cui l'aspetto del marketing relazionale diventa determinante, no? Uno dei concetti che mi sono segnato quando ho ragionato col dottor Subissati è stato che un cliente da 1000 euro vale come un cliente da 1 milione di euro, non per il bilancio ma per l'azienda, sì, no? E questo è un punto fondamentale, cioè quello di ragionare con la stessa attenzione, con la stessa qualità nei confronti di tutto il mercato. Sul fronte del marketing, che cosa devono imparare gli imprenditori marchigiani, le aziende marchigiane? Molto, perché si ha del marketing un approccio non corretto, una valutazione, una visione non corretta. Io dico spesso uno sconosciuto maltrattato. E se voi verificate che in certi casi quando si vuole svilire qualcosa si dice è un'operazione di marketing. Ancora peggio, è una bieca operazione di marketing, no? Quasi ci fosse un aspetto truffaldino. Invece va evidenziato che un buon prodotto, in certi casi, ha proprio come elemento carente il fatto che non si riesca adeguatamente a comunicare e soprattutto a valorizzare. Noi parliamo sempre più di value customer proposition, cioè di proposta di valore al cliente. E la proposta di valore al cliente la riesci a realizzare se risolvi le sue problematiche. Insomma, uno dei messaggi che do sempre è partire dai problemi. Dove c'è un problema, c'è un tesoro. Tutto questo verrà trattato oggi non con una lezione frontale ma con una chiacchierata. Assolutamente sì, l'approccio sarà molto innovativo e quindi cercheremo, uno, coinvolgeremo ovviamente il dottor Subissati, ma questo era nei fatti, ma coinvolgeremo anche chi starà ad ascoltare, perché quello che è interessante in questo outdoor formativo è quello di far toccare con mano, ripeto, agli imprenditori quello che si può fare e quindi non solo teoria ma anche e soprattutto un approccio operativo per tornare poi a casa e dire ma allora anche io posso realizzare determinati interventi. Toccante, importante da tanti punti di vista, una lezione importante per tante persone. Sì, siamo lieti di accogliere la Confartigianato e il Rettore in questa, nella nostra struttura in cui facciamo vedere quello che la Subissati realtà a livello nazionale nella costruzione di edifici realizza e facciamo toccare con mano tutto quello che produciamo e come è lo sviluppo con cui siamo arrivati fino ad oggi. Un motivo in più per credere in questa dottoressa? Sì, noi ci crediamo da sempre e continuiamo costantemente a fare investimenti in tecnologia sia produttiva che in software per essere sempre un'azienda di riferimento del settore. Il contenuto della lezione ha un argomento sicuramente importante da tutti i punti di vista, ce lo puoi spiegare? Sì, è proprio incenerato nelle piccole aziende che poi crescono come è cresciuta la Subissati nel tempo, toccando tutta una serie di settori per poi arrivare a quello che è la realtà attuale, quindi proprio far capire che il piccolo è bello e si può diventare, si può crescere anche con le proprie forze fino a essere una realtà importante a livello nazionale. Quali sono i punti di forza della vostra azienda che vi hanno fatto crescere? I punti di forza è la qualità, il servizio e soprattutto in primis il rispetto del cliente che è sempre al primo posto. Infatti la Subissati da oltre 23 anni che è certificata ISO 9000 che è proprio è il cuore in cui si costruisce un prodotto a tutela e rispetto del cliente, quindi il cliente è sempre al primo posto in tutti quello che è lo sviluppo dei vari prodotti fatti su misura per il cliente, quindi quando il cliente viene preso alla Subissati si studia tutte le loro esigenze per fargli un servizio a 360 gradi. Come il marketing vi ha aiutato a crescere? Ci ha aiutato proprio perché nel capire le esigenze del cliente abbiamo sviluppato per ogni settore, durante l'evoluzione dell'azienda abbiamo sviluppato proprio una serie di tecnologie sia a livello progettuale che a livello produttivo che va a cogliere le esigenze del cliente. Abbiamo parlato anche di strumenti digitali e quindi anche questo a supporto del marketing e del brand. Sì, quello
è uno sviluppo che oggi non può essere ovviamente lasciato da parte, perché è una delle parti essenziali all'interno delle aziende, e abbiamo dei esperti specifici che lavorano all'interno dell'azienda per sviluppare proprio queste tematiche. Nostra realtà sociale, diciamo che collabora con l'amministrazione da anni, e noi abbiamo dato questo imprint in più con la nuova amministrazione. C'è molta più collaboratività, diciamo, sul territorio per tutto quello che riguarda anche l'amministrazione, anche per quello che riguarda il turismo, per quello che riguarda le attività sociali. Subissati è stata sempre vicino all'amministrazione. E certo che oggi questa lezione è un motivo in più, insomma, per seguire questo settore. Certamente, è un settore che nel futuro avrà ampi spazi sia nell'amministrazione e sia, diciamo, anche in ambito nazionale, perché queste aziende, ecco, secondo me sono aziende che già si prospettano per un futuro, rimanendo sempre ancorati al presente, che praticamente è il futuro delle aziende. Ci spiega come Subissati collabora, in che forma collabora? Diciamo anche nel turismo, e praticamente noi abbiamo le Muracce, un nostro sito archeologico importantissimo, praticamente ci aiuta anche nelle funzioni che riguardano il sito, nelle coperture, nelle riaperture, ci sono stati molto vicini, e diciamo pure che è una collaborazione attiva. Anche per quello, per quanto riguarda il museo, per quanto riguarda tutte le attività anche turistiche del nostro paese. Da anni, e questo che tengo a dirlo, è da anni questa azienda collabora. Importante pomeriggio di formazione all'interno dell'azienda Subissati, promosso e organizzato da Confartigianato. Il titolare dell'azienda, Francesco Subissati, dopo aver presentato agli intervenuti tutta la parte produttiva della sua azienda, ha discusso i temi di marketing e di comunicazione e di innovazione tecnologica, un'importante modalità innovativa di fare formazione in outdoor direttamente in azienda. Il nostro speciale termina qui, io vi do appuntamento ai prossimi programmi di Fano TV.